Buongiorno, benvenuti in questo nuovo tutorial dedicato ad Arcadia e oggi vedremo come poter inserire dei parapetti e delle ringhiere su balconate e su scalinate. Allora, come esempio qui vediamo un attimo nel 3D, abbiamo visto che qui abbiamo creato quindi un solaio di un balcone dove c'è la possibilità poi di inserire quella che è questa ringhiera. La stessa cosa la faremo appunto da quest'altro lato. Quindi andremo a posizionare sopra al solaio la ringhiera, il parapetto di questo balcone. Procediamo in questo modo, andiamo sul menu architettura parapetti e selezioniamo quindi l'opzione parapetto. All'interno delle proprietà è possibile andare ad inserire quelle che sono le caratteristiche della ringhiera, quindi potremo scegliere varie tipologie di rappresentazione. In particolar modo, eccolo qui, vedete, è possibile poi gestire quelle che sono le cornici dei pannelli, le staffe e eventualmente eventuali corrimani. Cliccando su OK siamo operativi per poter inserire quello che è il nostro parapetto. Qui all'interno della finestra di gestione è possibile selezionare il punto di inserimento, quindi il lato sinistro, e andiamo con l'utilizzo dello snap ad agganciarci sui punti di interesse in modo da poter inserire in modo corretto quello che è la nostra ringhiera. A questo punto andiamo a completare la chiusura e tasto destro del mouse, automaticamente vediamo che ci ha inserito quello che è la nostra ringhiera all'interno sul balcone. Procediamo invece a vedere come si inserisce su una scala. Volendo per esempio inserire la scala su questo lato, quindi che porta dal piano terra al primo piano, noi ci portiamo quindi sull'area del piano terra e andiamo ad inserirci quindi dal menu architettura la scala con piano. A questo punto lasciamo altezza automatica e andiamo a inserire i nostri punti di inserimento. Quindi procediamo a inserire la lunghezza della rampa, la larghezza e la profondità quindi del pianerottolo. Tasto destro e confermiamo. In automatico abbiamo inserito quella che è la nostra rampa. Dobbiamo andare a inserire appunto la ringhiera. Ci sono due modi: o clicchiamo ringhiera e la inseriamo manualmente, oppure selezioniamo la nostra rampa e clicchiamo sull'icona inserisci ringhiera alla scala. Automaticamente qui ci chiede di in quale bordo destro o sinistro vogliamo inserire, noi in questo caso solo sul bordo sinistro. Distanza dal bordo lasciamo 5 cm e qui montanti, qua il numero dei montanti, gradi, proprietà della ringhiera, possiamo scegliere quindi quelle che sono le caratteristiche della ringhiera, soprattutto in particolar modo dei pannelli, lasciamo quella lì di rappresentazione che abbiamo usato anche per il balcone. Ovviamente poi su una superficie è possibile quindi andare a modificare quelle che sono le caratteristiche delle texture della ringhiera. Clicchiamo su OK e confermiamo. In automatico mi è andato ad inserire quello che è la mia ringhiera lungo la scalinata. Manca la parte del parapetto da questo lato. A questo punto andiamo su, attiviamo la grafica della planimetria, andiamo a selezionarci la ringhiera in questo modo e clicchiamo su parapetti. Automaticamente lui ha preso le caratteristiche già definite della mia ringhiera, non ci resta che inserire quella, la parte mancante della ringhiera. Ok, adesso un attimo che l'ho inserita in modo ok, ripetiamo, quindi possiamo cancellare tutto e ripetere la procedura. Quindi andiamo su ringhiera, abbiamo detto 5, bordo sinistro, nelle proprietà andiamo a inserire quello che è il pannello che avevamo utilizzato, va bene questo qui, ok, a posto, e andiamo a inserire di nuovo la nostra parte del parapetto. Quindi andiamo su, clicchiamo su parapetti, bordo interno. Tasto destro ci chiederà di unire la ringhiera se vogliamo unirla con quella della scalinata, noi diciamo sì ed ecco qui che ci ha creato quello che è la chiusura della nostra ringhiera. A questo
questo punto, questo è il modo corretto per poter inserire tutte quelle che sono parapetti e ringhiere dell'immobile.